Un tempo il Liechtenstein era un paese di contadini e pastori. Oggi è uno dei paesi più ricchi al mondo, o almeno lo sono i suoi cittadini. Alcuni dicono che il miracolo economico del Liechtenstein sia dovuto allo status di paradiso fiscale, ma in realtà quella è stata solo una parte della loro strategia economica. Ciao, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo del Liechtenstein. E lo so che vi ha attirato soltanto il nome. La storia dell'origine del Liechtenstein inizia nel Medioevo. All'epoca la regione apparteneva al Sacro Romano Impero. Anche se in realtà ancora non si chiamava Liechtenstein. Il nome infatti prende origine dall'omonima famiglia di nobili che nel 1322 acquistarono la contea di Vaduz, che oggi è la capitale del Principato. Negli anni i Liechtenstein espanderanno il loro territorio grazie ad acquisizioni e matrimoni con altre famiglie nobili di zona. Arriviamo al 1719, quando l'imperatore Carlo VI d'Asburgo creò il Principato indipendente del Liechtenstein. Anche se in questi anni il Principato era comunque soggetto a diverse leggi e obblighi dell'impero, pur mantenendo una certa autonomia. Quando nel 1806 il Sacro Romano Impero crollò, il Liechtenstein divenne uno stato sovrano indipendente a tutti gli effetti. Il Liechtenstein però era un piccolo stato molto debole, sia dal punto di vista delle forze armate che da un punto di vista economico. Così il Principato decise di entrare a far parte della Confederazione del Reno, un'alleanza di stati tedeschi che era stata creata sotto l'influenza di Napoleone Bonaparte. Entrare nella Confederazione del Reno offriva al Liechtenstein una maggiore protezione contro eventuali minacce esterne. Unendosi a questa alleanza, comandata da Napoleone Bonaparte, il Liechtenstein sperava di garantire la propria sicurezza e proteggere la sua indipendenza. Anche se la verità è che nessuno è mai stato davvero interessato al Liechtenstein. Scusate, Liechtenstein. Almeno in passato. Ma chi sarebbe mai stato interessato ad un paese di contadini e pastori, povero ed isolato in mezzo alle montagne? Comunque, entrare a far parte della Confederazione del Reno offriva anche vantaggi politici ed economici. Era infatti un'unione economica che facilitava il libero scambio e promuoveva lo sviluppo commerciale tra i membri. Non ci suona nuovo. Questa alleanza però durò pochi anni. Dopo la caduta di Napoleone, infatti, Liechtenstein uscì dalla Confederazione e riallacciò i rapporti con l'Austria, riaffermandosi ancora una volta come principato indipendente. Insomma, l'indipendenza la volevano. Eccoci al 1852. In quest'anno iniziò a far parte di una nuova unione doganale con l'Austria, per facilitare il commercio tra i due paesi, libero da dazi e da restrizioni. Il Liechtenstein in questo periodo divenne fortemente dipendente dai rifornimenti di cibo e materie prime provenienti dall'impero austriaco. Allo stesso tempo però ci furono i primi segni di industrializzazione del Principato, che era rimasto molto indietro rispetto alle potenze europee. Ad esempio in questi anni si stabilirono nel territorio del Liechtenstein le prime industrie manifatturiere svizzere. Andiamo ancora un pochino avanti. Quando nel 1866 scoppiò la guerra austro-prussiana, il Liechtenstein decise di rimanerne fuori, come spesso gli capiterà durante tutta la sua storia. Ok, per dirla tutta, non è che è rimasto proprio completamente fuori, ha prestato 80 unità per la guerra austro-prussiana. Ed è proprio durante questa guerra che il Principato decise di abolire l'esercito, anche se lo Stato si riservava ovviamente la facoltà di ripristinare le forze armate se ci fosse stato bisogno. Ancora oggi, il Liechtenstein è uno dei pochi stati al mondo che non dispone di forze armate. Ma torniamo un attimo al tempo. Arriva lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e, manco a dirlo, il Liechtenstein decise di rimanere neutrale. Ma in realtà era minacciato da un problema più grande: il rischio di rimanere isolato e di arrestare quella piccola crescita economica che aveva iniziato grazie agli accordi stipulati. A causa della conformazione aspra del territorio del Principato, con montagne e fiumi, il passaggio di persone e merci era già di per sé molto complicato. E l'economia, sappiamo, ha bisogno di collegamenti. E lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914, non fece altro che complicare le cose. In primis, la linea di rifornimento di merci e cibo con l'impero austro-ungarico venne interrotta. Il motivo era semplice: l'impero austro-ungarico aveva messo tutte le sue risorse a servizio della guerra. In più, nonostante fosse neutrale, il Liechtenstein si trovava geograficamente in mezzo alle linee nemiche, praticamente. E, giusto per non farci mancare niente, finì per essere colpito dall'embargo economico stabilito dalle forze dell'intesa. Il Principato da solo non riusciva a produrre abbastanza cibo per soddisfare i bisogni dei suoi cittadini, così dovette iniziare a importare cibo dalla vicina Svizzera a caro prezzo. Visto che non aveva un soldo nelle sue casse, il Principato dovette iniziare a indebitarsi con la Svizzera. Si era fermato tutto. Anche le industrie svizzere che avevano preso il loro posto nei territori del Principato, una volta scoppiata la guerra, erano tornate in patria. Quindi, nonostante non avesse partecipato alla guerra, il Liechtenstein uscì dal conflitto sommerso dal peso di un enorme debito pubblico, che sembrava impossibile da poter ripagare per una nazione davvero così piccola. Ecco, pensate ai cittadini del Principato, già mediamente poveri prima della guerra. Ora dovevano trovare un modo per sopravvivere
vivere in un mondo che stava cambiando molto rapidamente. Da quando aveva dovuto interrompere i rapporti con l'impero austro-ungarico, il Liechtenstein stava facendo molta fatica. E visto che ora si erano legati alla Svizzera, decisero di stringere con loro un accordo per una nuova unione economica. E qui la domanda sorge spontanea. Cosa ci guadagnavano gli svizzeri? A prima vista fare un accordo economico con una delle nazioni più povere al mondo non sembra un buon affare. Gli svizzeri però non sono degli sciocchi, né oggi né tantomeno lo erano i loro nonni dell'epoca. Per prima cosa il Liechtenstein era un'economia piccola e per far ripartire un'economia così piccola non ci vuole poi così tanto. Bastano i soldi. In seconda battuta, avere un paese vicino stabile e forte sarebbe stato un vantaggio per la Svizzera. Volevano creare una sorta di stato cuscinetto tra loro e l'Austria. Il loro obiettivo infatti era far diventare il Liechtenstein una potenza economica, così che non avrebbe più avuto problemi a ripagare i suoi debiti. D'altra parte i vantaggi per il Liechtenstein erano enormi. Si può dire che questo accordo con la Svizzera abbia segnato una vera e propria svolta per il Principato. L'unione economica comprendeva anche un'unione monetaria, nel senso che il Liechtenstein arrivò in pochi anni ad utilizzare la stessa valuta della Svizzera, il franco svizzero. Valuta sicuramente più stabile e sicura di quelle usate fino a quel momento. Avere una valuta unica all'interno di un sistema economico convergente, cioè che ha gli stessi ritmi, semplifica tutto. E questa tematica, tra l'altro, riguarda anche l'euro, come ne abbiamo parlato anche in quest'altro video. Così il Liechtenstein aveva pieno accesso all'economia svizzera, molto più grande e più avanzata. Uno dei risvolti pratici era che i cittadini del Principato potevano andare liberamente a lavorare in Svizzera, i transfrontalieri. E qui trovavano lavori più qualificati, più opportunità di lavoro e stipendi molto più alti, esattamente come i transfrontalieri di oggi. Ci fu un'altra cosa che permise al Liechtenstein di ripagare i suoi debiti e di stabilizzare la sua economia. Il principe Giovanni II iniziò a vendere alcuni oggetti preziosi appartenenti alla famiglia reale, tra cui famose opere d'arte, e usava questi soldi per ripagare parte dei debiti del Principato. Ma il Liechtenstein continuò ad avere le stesse barriere di prima che ne limitavano lo sviluppo. 1. Mancanza di fondi per finanziare grandi progetti. 2. Mancavano le competenze tecniche perché erano ancora troppo arretrate. E 3. Gli mancava la giusta forza lavoro per poter industrializzare il paese. La prima cosa che il Principato cercò di ottenere fu un grosso investimento dall'estero. Il problema però era sempre lo stesso. Il Liechtenstein non attraeva abbastanza gli investitori, anche perché aveva molto poco da offrire. In questi anni di difficoltà il pensiero dei cittadini e dello Stato è cambiato radicalmente. Hanno preso coscienza delle loro debolezze e hanno iniziato ad agire di conseguenza. Dovevano trovare qualcosa su cui fare leva per attirare le attenzioni degli investitori esteri. Siamo nel periodo tra le due guerre mondiali. I paesi si stanno riorganizzando e ognuno ha i suoi momenti storici. Il Liechtenstein, dal canto suo, deve risolvere la propria economia. Una delle prime mosse fu l'emanazione della prima Costituzione del Principato. La Costituzione, oltre a dare maggiore potere politico ai cittadini, poneva le basi di quello che sarà il Liechtenstein del futuro. Nello stesso periodo furono promosse alcune leggi volte a quasi azzerare le tasse. Innanzitutto per i cittadini del Principato, ma poi iniziarono a guardare anche all'estero. Furono emanate due leggi che davano alle società particolari protezioni e privilegi. Leggi. Una di queste leggi diede vita alle società di domicilio. Erano società registrate nel Liechtenstein, che però non facevano business direttamente nel Principato. Mi spiego meglio. Le società straniere potevano registrare la propria sede nel territorio del Principato. In cambio, le società pagavano una tassa al Liechtenstein, che era irrisoria rispetto al risparmio di tasse, e potevano continuare a gestire le loro attività come gli pareva. Cioè, non erano obbligati a dover fare per forza business nel Principato. Era chiaramente un modo per attirare investitori dall'estero, permettendogli di pagare meno tasse. Con questa pratica, il Liechtenstein ci guadagnava senza praticamente fare nulla. Così, piano piano, sempre più società costruirono sedi nel Liechtenstein, società sia svizzere che non. Le commissioni da pagare erano spicci per le società, ma se moltiplichiamo questa piccola tassa per tutte le società che iniziano a mettere la loro sede nel Liechtenstein, capiamo la portata dei guadagni del Principato. Ecco, se andate in paesi che usano queste tecniche, non necessariamente il Liechtenstein assolutamente, potrete vedere che in alcune piazze ci sono diverse placche di sedi di alcune aziende. Eppure gli uffici lì non ce ne sono. Ma torniamo al Liechtenstein. In breve tempo le società registrate in Liechtenstein raddoppiarono. Grazie a queste misure le entrate aumentavano, unite anche al fatto che il principe Giovanni II continuava a vendere oggetti preziosi di famiglia. E a proposito di soldi da spendere, vi volevo dire che sono tornate le nostre t-shirt. E dato che ce le chiedete in tantissimi, sono felice di dirvi che potete ritrovare tutte le taglie sul nostro shop, che trovate nei link qui intorno, descrizione ovunque. Così il Principato riuscì a costruire una grande opera per l'industrializzazione del paese, il suo primo impianto idroelettrico. A tutto ciò si aggiunse un altro punto di svolta per l'economia del Liechtenstein, le leggi sul segreto bancario. Uguale uguali.
Dopo la guerra, alcune banche del Principato iniziarono a diventare un punto di riferimento per le società che facevano parte degli ormai ex imperi tedesco e austro-ungarico. Erano società che si sentivano esposte e non protette dai propri governi. Ricordiamoci che siamo ancora nel periodo a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale. In pratica, il Liechtenstein aveva fatto il primo passo verso quella che, forse, sarebbe stata la chiave del suo miracolo economico: diventare un paradiso fiscale. Ma proprio sul più bello, scoppiò una crisi sui mercati finanziari. Non una crisi qualsiasi, ma la crisi. Quella del 1929, una delle peggiori di sempre, che causerà la Grande Depressione negli Stati Uniti ed effetti in tutto il mondo. A questo avvenimento finanziario seguì anche lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con il Liechtenstein che ovviamente rimarrà neutrale. Anche dal punto di vista economico, il Liechtenstein non ne risentirà poi così tanto. Ciò perché nel frattempo il Principato aveva avviato la sua industrializzazione. Significava avere delle scuole di specializzazione per supportare la nascita di nuove industrie, soprattutto nel settore manifatturiero. Ancora una volta parte del merito va alla Svizzera. D'altra parte, nonostante la Svizzera si fosse dichiarata neutrale, si stava comunque preparando contro un'eventuale invasione di qualcuno. E quindi per questo obiettivo ha occupato parte della sua forza lavoro. Questa strategia aveva lasciato dei posti di lavoro sguarniti. Così molte società svizzere decisero di spostare tutta la linea di produzione nel Liechtenstein. Gli imprenditori svizzeri potevano fare affidamento sui lavoratori specializzati del Liechtenstein, oltre che delle sue agevolazioni fiscali. In alcuni settori il Liechtenstein si era anche specializzato più della Svizzera, come per esempio nel settore degli strumenti di precisione, per cui è famoso tutt'oggi. Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione. Quindi, mentre l'economia mondiale uscirà distrutta dalla guerra, il Liechtenstein ne uscirà con un'economia in crescita. Finalmente, dopo anni di sofferenze, si stava preparando ad un futuro di prosperità. Hey! Prima di andare avanti con la nostra storia, voglio parlarvi di che cosa faremo quest'estate. Come ogni estate torna il nostro Summer Bootcamp, il più grande evento estivo per appassionati di economia e finanza d'Italia. Quest'anno vi portiamo in Sardegna per 4 giorni di immersione nella finanza al Resort Le Dune. In questi giorni potrete conoscere e confrontarvi con ospiti di rilevanza nazionale. Non solo, potrete mettervi alla prova con una challenge finanziaria. I vincitori riceveranno un premio speciale messo a disposizione dai nostri partner. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione che certifichi le attività formative svolte e la partecipazione alla Finance Challenge. E ovviamente non mancheranno occasioni per fare sport e rilassarsi in spiaggia. Se vuoi saperne di più, clicca il link in descrizione. E ora torniamo alla nostra storia. Dopo la fine della guerra, il Liechtenstein inizierà una delle espansioni economiche più importanti della sua storia. E quello che prima era uno dei suoi punti deboli, che ne ha rallentato la crescita per anni, ora è diventato un punto di forza: il fatto di essere una nazione minuscola. Le sue dimensioni avevano garantito al Principato di rimanere al di fuori degli scontri e allo stesso tempo le nuove politiche fiscali avevano permesso l'industrializzazione del paese. Finita la Seconda Guerra Mondiale, il clima in Europa si trasformò radicalmente. Sia i paesi vincitori che i vinti iniziarono ad avere una nuova visione. Basta guerre, conflitti. Serviva più stabilità per permettere alle economie di tornare a crescere in tranquillità. Quindi Liechtenstein non dovette più nemmeno preoccuparsi di invasioni o di attacchi, visto il clima disteso che si respirava in Europa, almeno al tempo. Essere piccolo poi voleva dire che alcune politiche avevano un peso specifico maggiore. Per esempio, prendiamo il caso delle società di domicilio. Se questa politica fosse stata promossa in Francia, non avrebbe avuto gli stessi effetti benefici, perché sarebbe stata spalmata su milioni di cittadini, quindi il beneficio netto sarebbe stato limitato. Il Liechtenstein invece, durante gli anni 50, contava solo 12.000 abitanti, un quartiere di Roma. Il beneficio netto, in questo caso, risultava ingigantito, e in generale l'impatto positivo sull'economia del piccolo principato fu enorme. Ma vi chiederete, come fanno i cittadini a trarre beneficio da una politica sulle tasse delle aziende estere? Beh, i benefici arrivavano per vie indirette. Grazie a queste entrate, lo Stato poteva permettersi tasse sui redditi più basse. E allo stesso tempo questi soldi facevano sì che lo Stato potesse finalmente investire di più nel welfare. Quindi più servizi e di qualità più alta. E mediamente meno costosi perché supportati dallo Stato. L'ultimo beneficio di essere un piccolo Stato che vogliamo analizzare è questo: gli effetti sul governo. Fin dagli anni della prima Costituzione, il sentimento dei politici del Liechtenstein era quello di trovare un modo per far convergere i loro ideali, e cioè quello di trovare un punto di accordo per permettere al governo di essere il più efficace, efficiente e stabile possibile. Avere un governo che dura e che lavora all'unisono esclusivamente per il benessere del paese è un vantaggio enorme, che i grandi stati spesso non hanno. È ovvio che è più facile mantenere stabile il governo di un piccolo paese perché ci sono relativamente meno interessi in gioco. L'interesse principale è il bene del paese, ossia dei suoi 12.000 abitanti. Praticamente sono tutti parenti di quelli che sono al governo.
Secondo alcuni studi, quando nella politica ci sono meno interessi in gioco, è anche più raro che ci siano casi di corruzione. Anche perché, se ci sono meno interessi, diventa meno profittevole corrompere un funzionario pubblico. Soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, i politici del Liechtenstein cercarono di creare una politica comune che assicurasse stabilità e tranquillità al paese. E questo vale anche per gli investitori esteri. Sapere che il governo del paese in cui si investe è stabile, dà più fiducia e invoglia di più ad investire. Sia nel suo debito, che nelle sue aziende. Al contrario, se un paese è poco stabile, gli investitori saranno meno tranquilli a mettere soldi in qualche attività sul suo territorio. In sintesi, sia la stabilità politica che le politiche a favore dello sviluppo delle imprese hanno fatto sì che nel dopoguerra arrivassero fiumi di investimenti dall'estero. L'espansione economica del Liechtenstein gli ha permesso di superare un altro dei problemi del passato, la conformazione geografica che lasciava a desiderare. Grazie agli investimenti in nuove tecnologie e alle innovazioni in ambito di ingegneria, trasporti, energie e comunicazioni, sono riusciti a risolvere i problemi di spostamenti, i problemi di approvvigionamento energetico. Ma il vero motivo del boom economico del Principato fu il piano Marshall, il piano di investimento americano sul territorio europeo. In che modo, direte voi, il Liechtenstein nemmeno ha partecipato alla guerra? Beh, il piano Marshall prevedeva una serie di aiuti economici alle nazioni in difficoltà, che dopo la guerra dovevano riavviare le loro macchine economiche. Tutto questo faceva sì che molti stati iniziarono ad avere bisogno di supporto finanziario, ma anche di supporto nell'industria manifatturiera. Il caso volle che il Liechtenstein fosse attrezzato sotto tutti e due i punti di vista. Fornendo servizi finanziari per l'industria, il Liechtenstein divenne una potenza mondiale nel giro di pochi anni, almeno in questi ambiti. Quando le altre potenze tornarono a crescere, puntando alla produzione di massa, il Liechtenstein fece un'altra delle sue mosse geniali. Non potendo contare sulla stessa forza lavoro di Germania, Francia o dell'Italia, decise di specializzarsi nella produzione di nicchia, cioè una produzione altamente specializzata e concentrata in alcuni settori. Una produzione del genere quindi puntava più sulla qualità che sulla quantità. E come abbiamo detto prima, erano molto esperti nella meccanica di precisione. I settori a cui puntarono furono quelli dei componenti dei macchinari e degli attrezzi da lavoro, passando poi per gli strumenti di precisione e le apparecchiature odontoiatriche, per poi svilupparsi ancora in prodotti farmaceutici e sensori elettronici avanzati. Uno dei motivi della specializzazione delle società del Principato in questi settori è la loro elevata competitività. Anche il governo li lasciava liberi di competere tra di loro. E vista la piccola popolazione di Liechtenstein, il 95% di queste società basavano le loro attività sulle esportazioni. Questo significa che per competere nel mercato internazionale bisogna sempre essere un passo avanti agli altri. Il risultato finale è che il settore manifatturiero del Principato è diventato sempre più famoso. Ed è proprio per questo che oggi il Liechtenstein è il leader in alcuni settori, nonostante le sue minuscole dimensioni. Per esempio, il 20% delle dentiere e delle attrezzature per i dentisti in tutto il mondo vengono dal Liechtenstein. Provate a chiedere al vostro dentista, vediamo se anche lui ha almeno un macchinario proveniente dal Principato. Il miracolo economico del Liechtenstein però è stato guidato anche da un altro settore, oltre a quello industriale. Il settore per cui forse è più famoso è quello dei servizi bancari e finanziari, e purtroppo non sempre per cose positive. Soprattutto negli anni 70, Liechtenstein era diventato una sorta di safe place per chi aveva i soldi. E non stiamo parlando solo di famosi CEO o investitori, ma anche personaggi discutibili come famosi signori della droga. Questi personaggi erano attratti dal paese per vari motivi. La sua stabilità politica, la sua neutralità, il suo collegamento con il sistema monetario svizzero e soprattutto per il segreto bancario. Infatti molti istituti finanziari del Liechtenstein permettevano a questi di conservare, gestire e in alcuni casi anche di ripulire le loro fortune. Comunque c'è da dire che i casi peggiori di riciclaggio del denaro sono stati isolati. Le banche del Principato negli anni sono comunque diventate esperte in finanza legale, per così dire. Cioè si sono specializzate in contabilità, gestione di fondi di investimento e di holding finanziarie. È anche vero però che i dati parlano di circa 50.000 attività che avrebbero beneficiato dei loro servizi per evitare di pagare le tasse e che quindi vedevano il Liechtenstein come un vero e proprio paradiso fiscale. Il boom di questi anni ha permesso al governo di dedicarsi ai cittadini. Tasse sempre basse, riuscendo allo stesso tempo ad investire nel welfare. Ci sono stati infatti grandi investimenti nell'educazione, ma non solo, anche nelle infrastrutture e nel servizio sanitario. Tutto ciò riuscendo a tenere il debito pubblico praticamente a zero. Un altro boost all'economia è arrivato negli anni 90 con l'ingresso in tre grandi accordi. L'entrata nella European Free Trade Association, l'EFTA, nell'area economica europea e nell'organizzazione mondiale del commercio. Entrare a far parte di questi accordi significava avere accesso diretto ad un pubblico di eventuali compratori molto più ampio, circa 500 milioni di persone. Per una nazione che si basa quasi esclusivamente sulle
esportazioni di beni e servizi è una svolta epocale. Uno dei primi risultati è che il settore manifatturiero è cresciuto talmente tanto da superare il numero di lavoratori disponibili ad entrare nel mondo del lavoro. Questo ha fatto sì che Liechtenstein diventasse importatore netto di lavoratori. Ad oggi, infatti, quasi la metà della sua forza lavoro proviene dalle vicine Austria e Svizzera, alla faccia dei transfrontalieri. Questa crescita ha portato i cittadini del Liechtenstein ad essere tra i più ricchi al mondo. D'altra parte, però, la crescita di questa piccola nazione ha attirato le critiche di molti, soprattutto riguardo le manovre finanziarie opache del suo settore finanziario. Lo status di paradiso fiscale infatti finirà per rovinare l'immagine del paese, come è successo anche per la Svizzera. Durante gli anni 2000 uscirono vari scandali finanziari che incolpavano il Principato di essere un hub per il riciclaggio di denaro sporco a livello internazionale e a seguito di questi scandali venne messo nella blacklist dell'OCSE. Per questo motivo nel 2009 Liechtenstein ha deciso di abbandonare il segreto bancario, almeno formalmente. Il governo ha deciso di collaborare con i paesi OCSE per prevenire l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Questa decisione ha avuto un impatto negativo sulla crescita del settore finanziario, che comunque rimane ancora attrattivo per chi ha bisogno di servizi finanziari legali. In più, la reputazione a livello internazionale è un po' peggiorata, anche perché di fatto il Liechtenstein ha ammesso di aver agito in alcuni casi nell'illegalità. Ma adesso che ha abbandonato il segreto bancario, o almeno così dovrebbe essere, quale sarà il futuro per il Liechtenstein? Ad oggi il Liechtenstein è in cima a diverse classifiche che certificano il benessere dei suoi cittadini. Ha il secondo reddito pro capite al mondo, secondo solo al Principato di Monaco. Certo, sono stati molto piccoli. Inoltre, il Liechtenstein è secondo anche nella classifica per l'aspettativa di vita ed è ai primi posti per quanto riguarda l'indice di sviluppo umano. I cittadini del Principato hanno accesso a uno dei migliori servizi sanitari a livello mondiale e lo stesso vale anche per l'educazione. Allo stesso tempo, lo Stato continua a tenere basse le tasse sui redditi. Altro che un paradiso fiscale, sembra più un paradiso e basta. La criminalità è molto bassa e il tasso di disoccupazione è di poco sopra l'1%. In generale, il mondo del lavoro è molto ben oliato perché ci sono sempre nuovi posti di lavoro, soprattutto nell'industria manifatturiera e nel settore dei servizi finanziari. Ecco, se già state pensando di trasferirvi, vi devo dire anche dei punti deboli. Uno dei punti deboli, per così dire, è il costo della vita alto, così come anche il costo delle case. In pochi si possono permettere di avere una casa di proprietà nel Principato, ma gli stipendi sono commisurati al costo della vita. Il boom che ha permesso a Liechtenstein di passare dall'essere un paesino rurale ad una potenza economica è stato possibile soprattutto grazie alle politiche messe in atto dai governi, in particolare quelli dal dopoguerra in poi. Politiche di libero mercato che hanno permesso ad alcune società di arrivare a competere nei mercati internazionali contro potenze globali, senza dimenticarci che una bella spinta è anche arrivata dallo status di paradiso fiscale. Ma se Liechtenstein sarebbe arrivato dove è oggi, anche senza il segreto bancario, lo lascio a voi, che io per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!